Tantissime anche le chitarre elettriche che hanno suonato all'interno di Splendida Ricompensa. E questo video è un po' un'occasione per raccontare le ragioni per cui questi strumenti sono stati scelti e selezionati in mezzo a tantissimi altri. Innanzitutto una piccola premessa. Un tempo, quando ero molto più giovane, ero effettivamente piuttosto restio di fronte all'idea di possedere strumenti usati. Credevo che fosse bello sapere tutto di una chitarra, tutta la sua storia e, volendo, la vicenda di ogni sua cicatrice. Col tempo ho iniziato a pensare che in effetti le chitarre sono un po' come le persone, accumulano storia, accumulano anni di vita, ma per conoscerle, per capire la loro essenza, non importa sapere tutto. La cosa più importante non è mai il passato, piuttosto la prospettiva. Quello che può nascere in seguito ad un incontro, quello che si può realizzare insieme nel momento in cui due strade si uniscono. E così gran parte delle chitarre che sono qua dietro sono chitarre di cui non so molto, ma non importa. Sono qui appunto per raccontarvi cosa abbiamo costruito insieme all'interno del mio nuovo album. Inizio questa carrellata mostrandovi una chitarra a cui sono effettivamente molto legato. Questa è la mia prima chitarra in assoluto, non la mia prima chitarra elettrica, ma la mia prima chitarra in assoluto. Si tratta di una Echo X27. Qui è iniziato tutto per quanto mi riguarda. Avevo 10 anni e dopo una serie di insistenti richieste e preghiere riuscii a convincere mia nonna e i miei genitori ad acquistarmi questo strumento, che in precedenza era di proprietà del chitarrista della band di mio fratello. Si può ascoltare la sua voce nel brano Oltre me. E poi una chitarra che amo davvero moltissimo, acquistata di recente, ma si tratta di uno strumento vintage, la replica di una Stratocaster realizzata in Giappone dalla Hondo. E il Sunrise logo, questo, ci dice che questo strumento è stato costruito agli inizi degli anni Ottanta. Questa chitarra monta dei pick-up di Marzio, è una chitarra che ha un suono molto robusto, un attacco molto convincente. L'ho utilizzata spesso dal vivo e nell'album si può ascoltare la sua voce nel brano La direzione che non vedi. E poi una chitarra a cui sono molto legato anche per ragioni affettive. Questa è la mia prima chitarra seria, una Squier Stratocaster Silver Series del 1994, comprata con i primi risparmi messi da parte suonando, facendo musica in giro. Ho modificato questa mascherina e i due potenziometri, ma tutta la componentistica è originale. Ho utilizzato questo strumento per incidere il secondo assolo del brano Amor che nella mente mi ragiona. E poi una chitarra che ha una vicenda un po' particolare, una Telecaster del 93 made in Japan. Una chitarra che quando ero giovane ho dovuto difendere quasi con il mio corpo. Durante un litigio in cui una persona, un mio conoscente, sosteneva che dovesse essere sua piuttosto che mia. Questa chitarra ha ricevuto delle offerte economiche, alcuni negozianti volevano acquistarla. Ho sempre detto di no, ho sempre voluto tenerla con me. Il battipenna è stato dipinto da mia madre e mi ricorda una giovane ragazza di 14 anni che purtroppo non è riuscita a superare un intervento chirurgico. Si tratta di una ragazza a cui ero molto affezionato, si chiamava Alice. Con questa chitarra ho inciso la parte di wah-wah che si può ascoltare nel finale del brano Amor che nella mente mi ragiona. E poi è una chitarra che ha una storia effettivamente molto bella. Questa è una chitarra bellissima, ha una liuteria strepitosa, è una Yamaha SG 2000, definita anche la star del Medio Oriente. È uno strumento concepito negli anni 70, veniva sponsorizzata da Carlos Santana. Mi venne affidata nel 2015 per condurre una clinic in Piazza Maggiore dedicata alle chitarre Yamaha. Me ne innamorai suonandola. Alla fine mi appuntai il numero di serie. Dopo un anno sono tornato nel negozio che me l'aveva affidata. Sono riuscito a ritrovarla
l'ho acquistata ed eccola qui. Con questa chitarra ho inciso l'assolo iniziale del brano Amor che nella mente mi ragiona. E poi la chitarra che forse mi è più cara e più vicina in termini affettivi è anche la chitarra che professionalmente ho utilizzato di più. Questa chitarra ha alle spalle tantissimi live e tantissime incisioni in studio. È la chitarra che suona in generale di più all'interno dei miei dischi e anche Splendida Ricompensa non fa eccezione. Parlo di una Epiphone Les Paul. Bellissima chitarra autografata anche da Mike Stern. Il battipenna è stato dipinto da mia madre, raffigura un dettaglio che si può vedere in un affresco fra quelli contenuti nell'oratorio di Santa Cecilia di Bologna. Con questa chitarra nell'album ho suonato l'assolo iniziale di Riordinando la sabbia di un deserto insomnia. Ma si può ascoltare la sua voce anche negli Amanti parte 1, parte 2 e nel brano Oltre me. È effettivamente uno strumento che mi è molto caro e che è molto vicino al mio feeling, alla mia idea di sound. E poi un'altra Les Paul. Questa è una Les Paul LPJ. Si tratta di una Les Paul a tutti gli effetti, ma è priva delle cosiddette rifiniture, quelle che in pratica caratterizzano moltissime Les Paul. Ad ogni modo ha un sound molto determinato, aggressivo, ed ho utilizzato questo strumento per incidere un assolo effettivamente urlante, l'assolo del brano Luci della Civiltà. Questa chitarra è stata acquistata nel 2013, mentre invece questa Les Paul, la mia Les Paul del cuore, è una chitarra del 2004. E poi andiamo ad uno strumento che mi affascina tantissimo, uno strumento davvero stupendo. Sto parlando di questa Ibanez PF230. Una chitarra del 1978 realizzata dall'Ibanez nel momento in cui la ditta realizzava anche le cosiddette copie delle più note Gibson e Fender. Questa chitarra è comunque portatrice di una concezione originale che mescola un po' elementi delle Les Paul e delle Stratocaster e quindi pur avendo un sound in linea con quello della Les Paul, esprime anche qualcosa di molto personale. L'ho utilizzata per incidere l'assolo del brano La Maledizione e ultimamente anche molto spesso in contesti live. Infine, un altro strumento che mi piace tantissimo. Parlo di una replica di una Les Paul Custom. È una chitarra Epiphone, è un diavoletto in sostanza. Io a lungo ho cercato il diavoletto che mi somigliasse di più, ho posseduto altre SG in passato. Questa è quella con cui effettivamente mi trovo meglio. E si può ascoltare la sua voce nella parte registrata con lo wah-wah. Nella coda del brano Riordinando la sabbia di un deserto insomma. E poi è il caso di mostrarvi anche questa lap steel, un artisan che monta un pickup Fender. Con questa chitarra ho inciso l'assolo slide del brano Freddo. Per concludere, un bellissimo basso Fender. Un bellissimo Fender Jazz Bass che suona molti brani all'interno dell'album, ma non tutti, perché alcuni sono stati realizzati con un Ibanez 5 corde, che attualmente non è più in mio possesso. Che dire, le chitarre sono un mondo straordinario, un mondo vastissimo, estremamente ricco.
non si finisce mai di scoprirle, di conoscerle. Esistono tantissime tipologie, tantissime variabili che rendono anche chitarre simili comunque diverse fra di loro. E spesso e volentieri, grazie alle specifiche tecniche di uno strumento, grazie a quello che ci può offrire, anche il nostro stile, anche il nostro playing in qualche modo ne risente e viene incrementato, accresciuto, ampliato e potenziato. In termini più filosofici, poi la chitarra è uno strumento che di fatto amplia il nostro corpo e amplia la nostra voce, è una voce del nostro inconscio, è qualcosa che dà forma, aspetto e colore a qualcosa che di fatto è immateriale, che non ha aspetto e colore come l'anima, come l'emotività. Trovare la chitarra giusta, trovare una chitarra che ci somiglia, che parla come noi, che si intende con noi, che crea un feeling con noi, è la testimonianza di un connubio perfetto che permette a un musicista di svilupparsi, di evolversi, di andare avanti, di scoprire se stesso e la musica più a fondo. Ed è questo il motivo per cui tutte le chitarre che sono qua sono appunto chitarre scelte, selezionate nel tempo a forza di prove e riprove. Non ho mai ceduto una chitarra perché alla fine non mi piacesse, ma piuttosto perché sentivo che in qualche modo il mio lavoro con lei era terminato. Che dire, ho detto spesso, sostengo che in generale la musica sia un modo straordinario, forse il miglior modo, che ci permette di dare voce al silenzio. E la chitarra in realtà è un po' quella voce che nel silenzio mi è sempre venuta a chiamare e talvolta addirittura è riuscita nel silenzio a salvarmi.